Ben ritrovati amici di Weekend Dance, siamo al Tennis Club Napoli per la seconda edizione Tennis and Friends, ma soprattutto tanta prevenzione, guardate il servizio. Presidente, buongiorno. Sport, prevenzione, spettacolo, tutto a Napoli, seconda edizione, Tennis and Friends. Una bellissima iniziativa, e soprattutto un'iniziativa che ha contenuti di solidarietà, ma anche contenuti di grande utilità per la salute della gente. Qual è l'obiettivo di questa manifestazione che coinvolge il mondo dello sport, dello spettacolo, della musica, dell'arte? È quello di favorire l'incremento dello screening oncologico, cioè della prevenzione oncologica. Noi abbiamo questo paradosso, che in Campania, a Napoli, abbiamo meno malati di tumori, ma più morti per tumori. Questo vuol dire che la malattia viene individuata tardi, che cioè non si fa una prevenzione di massa per quanto riguarda le malattie tumorali. L'obiettivo di questa manifestazione è esattamente questo, diffondere la cultura della prevenzione, cioè fare in modo che ogni donna sia presa in carico dall'ASL e faccia la prevenzione, lo voglio ricordare, tutto gratuito, in modo particolare la prevenzione per i tumori al seno, alla cervice dell'utero e al colon retto, dove abbiamo dei picchi di malattie tumorali. Dobbiamo sconfiggere la paura. Prevenire sempre, Presidente. Prevenire, cioè dobbiamo dire alle donne che non bisogna avere paura, perché se individuiamo in tempo un problema oncologico, per le tecniche che abbiamo oggi, per il livello della scienza, veramente sono problemi risolvibilissimi. E devo anche aggiungere che abbiamo a Napoli, in Campania, delle strutture sanitarie di eccellenza mondiale, diciamolo forte, il Pascale, il Santo Bono, il Cardarelli, sono strutture ospedaliere che sono in grado di offrire un servizio di prevenzione, di cura e chirurgico se necessario, di livello internazionale. Dunque non c'è bisogno di andare in giro per l'Italia a fare viaggi della speranza, possiamo curare qui i nostri pazienti e garantire loro una qualità di vita davvero eccellente. Tennis and Friends a Napoli, prevenzione, sport e medicina. È una iniziativa straordinaria, proprio bella, e che mostra come mettendo insieme i tanti interlocutori, facendo rete, si può dare un contributo notevole alla crescita della società per il bene di tutti i cittadini, per il bene comune. Prevenire sempre, Cardino. Prevenire, è fondamentale, è fondamentale. Caro Peppino Di Capri, bisogna sempre fare prevenzione. Assolutamente, prevenire è meglio che curare, lo slogan lo dice e la parola prevenire dice tutto. E quindi quando un'altra occasione come questa, stupenda questa idea di gemellaggio con i gemelli di Roma e con il ciclo del tennis di Napoli, ed è una cosa molto bella che tutti partecipano, meno male, perché poi tante cose, queste opportunità non è che capitano tutti i giorni, questa volta all'anno è una meravigliosa idea e che dobbiamo sapere approfittare. Ancora una volta un invito a farlo più presto, siamo qui tutti quanti con altri artisti che collaborano così alla diffusione di questo messaggio. Grazie ancora da Peppino Di Capri. Quando si parla di sport, benessere, si parla anche di salute e soprattutto si parla di prevenzione. Assolutamente sì. Abbiamo tutti quanti un obbligo verso
chi ci vuole bene, dobbiamo curarci, dobbiamo prenderci cura del nostro corpo e dobbiamo assolutamente fare prevenzione. Io proprio guarda, qualche giorno fa ho fatto pap test, mammografia, ho fatto le analisi, anche perché è una grossa responsabilità, due figli, i figli devono avere una mamma che sta bene. E questo è importante, vero? Assolutamente sì. Quindi lo dobbiamo dire anche alle persone che ci guardano, soprattutto le donne, ma tutti, prevenire. Assolutamente, la prevenzione è l'unica nostra arma e la dobbiamo usare. Quanto è importante la prevenzione, Gigi? Io penso che la prevenzione sia la cosa più importante. La gente deve capire che è proprio la prevenzione che aiuta a risanare il problema. Quindi non bisogna avere paura e bisogna fare prevenzione. Si parla di salute, sport, spettacolo, solidarietà, tutto con la S sul lungomare più bello del mondo qui a Napoli, prima edizione, quindi giocherai anche a tennis. Sei un grande giocatore. Sono un piccolo giocatore, no, mi piace il tennis, palleggiavo, devo dirti la verità, tanti anni fa, però adesso sono molto arrugginito. L'importante è la parola, cioè dire al pubblico, anzi al popolo, che bisogna fare prevenzione, quindi io sono qui fondamentalmente per questo. Io da tanti anni sono insieme a tanti altri testimonial di Tennis and Friends, perché conosco lo staff e conosco la serietà e veramente la voglia di diffondere quello che tu hai detto, cioè la prevenzione è fondamentale, la salute, lo sport, la solidarietà, ma la prevenzione. È ovvio che anche il pubblico napoletano vada sensibilizzato sulla solidarietà, sullo sport, ma ripeto, la prevenzione, che è quello che ci potrebbe salvare la vita. Si fa una cosa anche per se stessi, ecco. Ve lo dice un napoletano d'adozione? Prevenzione, ha fatto anche la rima. No, prevenzione è fondamentale, ricordatelo. Salutaci gli amici di Weekend Dance. Ciao amici di Weekend Dance, un abbraccio forte da Amadeus e viva Napoli. Io sono straordinariamente felice di essere in questa città bellissima. Sono arrivato dall'albergo, una carica, veramente, Napoli è straordinaria. Lanciamo l'hashtag prevenzione su tutto. Assolutamente sì, allora prevenire è meglio che curare, sembra una frase fatta, ma quando stiamo bene ci dimentichiamo che si può stare male, poi quando stiamo male diciamo perché non ci ho pensato prima. Guardate che la normalità è il miglior privilegio, ma purtroppo non ce ne accorgiamo. Quando andiamo a militare diciamo com'era buona la pasta di mia mamma, ma quando eravamo dalla mamma la pasta era normale, noi non dobbiamo star male per poi dire come stavo bene prima, che era una normalità. Quindi prevenire è meglio che curare. Sono fiero e strafiero di essere qui a Napoli e vi faccio una dedica solo per voi. Jimmy Ghione, Striscia la Notizia, Napoli.